immaginifico. Affascinante, scientifico e bello. È bellissimo però, non so, ecco. Interessante. Nuovo. Super. Entusiasmante. A film without dialogues. تصویر یک زبان مشترک جهانیه. زبانیه که همه آدم‌ها می‌فهمنش، نیاز به ترجمه نداره. به این خاطر تصمیم گرفتم که فقط با زبان تصویر باشه. We chose a squirrel for the Gran Paradiso Film Festival this year. خیلی کار خوبی کردین. خیلی کار خوبی کردین چون سنجاب یک موجود خیلی باهوش و جذابه. What do you think about Gran Paradiso? Gran Paradiso very beautiful, Gran Paradiso very nice, Gran Paradiso great. Questo dipinto eseguito sulla mira di ferro in tecnica mista rappresenta la memoria storica di Cogne, una parte della storia di Cogne che a me interessa, legata alla resistenza, all'alpinismo pionieristico, e alla miniera, il ferro e il ghiaccio del gruppo del Gran Paradiso che domina Cogne. I commenti finali sono stati... Commenti positivi, fa sempre un certo effetto quando poi c'è un confronto che dà la sensazione di essere così sincero, no? Tra le certo. persone. Certo, è stretto di mano, uno mi ha quasi rotto il metacarpo, quindi cioè, evidentemente c'era una sincerità. E ci tenevano la dedica. Ci tenevano anche la dedica. Anche i piccoli, sì, il pubblico più giovane. Sì, mi ha stupito, c'è una ragazzina, Cecilia, lei ha voluto tutti e due i libri, per leggere tutto, letteratura e cinema, no? I like being on stage talking with the audience. I like that very much. Yeah. So you like, but not in but, front of a camera. Yeah, this feels more formal to me. And I like more about being personal. Yeah. So that's something I'm a bit uncomfortable about, yeah. But it's what you did with other directors. Yes, that's true, but you know, that's why I'm a director. What did you learn? What was the lesson more important for you? I guess actually the most I learned is really whatever you do, listen to your heart. Thank you very much. Are we done? Thank you.
Allora, Sara, è bello rimanere nella sala del cinema vuota dopo una prima? Sì, mi sta ancora scendendo tutta la tensione. È la prima volta che c'è una sala così grande dove viene proiettato un lavoro che sento così mio. Ecco, e hai sentito però l'applauso, il calore delle persone e anche dei protagonisti che si sono evidentemente riconosciuti? Assolutamente, quella è stata la soddisfazione maggiore. Tra l'altro ormai siamo amici con tutti quanti. E si è creato proprio quel rapporto di io do a te fiducia, tu dai a me fiducia. Tra le tante eredità che lui ci ha lasciato, tra i tanti ricordi, ci sono anche i suoi schizzi. Ti sei girata prima, non lo sapevi, hai visto un suo schizzo, hai avuto un attimo di commozione. Un colpo al cuore, sì, è vero. I suoi disegni sono... Chi l'ha visto disegnare sa che durano un attimo i suoi disegni, perché sono davvero uno schizzo velocissimo, quindi sono molto vivi, sono molto spontanei, quindi vedere i suoi disegni effettivamente è ancora una grande emozione. Chiacchierando oggi stanno già nascendo nuovi progetti, quindi hai molta voglia di fare qualcosa qui nel Parco Nazionale? Sì, sì, molta voglia. Progetti mille. È sempre più difficile concretizzarli, però ho buone speranze per il prossimo anno. Sì. E poi sei così bravo che le abbiamo anche noi, le buone speranze. Bene. In bocca al lupo. E viva il lupo. Sei l'unico che risponde giusto a questa... a questa... Perché tu sai perché si dice in bocca al lupo? Perché il lupo, cioè dentro la bocca del lupo che ci sta, un cucciolo di lupo, cioè il posto più sicuro dove poter stare. Sai che non la sapevo questa cosa, bellissima. Per cui si dice evviva il lupo. E anche noi diciamo tutti evviva il lupo. Saprebbe descrivere il festival con una parola? Straordinario. Sì, educativo sì. Bellissimo. Aspetta, no, non sono, è la prima volta che vengo, non so niente. La tua. In una parola. Intrigante. Esatto. Una cosa... Coinvolgente anche. Perché coinvolge? Interessante. Creatures that have the strange ability to produce light, they bioluminesce. So Martin, how is it to work with a star like Attenborough? Well, I can tell you that working with some stars is utterly horrible, but David Attenborough is the nicest person, possibly the nicest person I have ever met. He is always nice, he's always intelligent, he's always funny, he's always sharp. And he's always ready to do whatever it is you need to do. You know, he really doesn't mind. If you say, David, I need you to lie in that mud there because that's the only way to get the shot. He said, oh, fine, yeah, I'll lie in the mud, no problem. He really will do anything to make it work. And he really believes in the natural world and he believes that it is important for us to keep trying to communicate the value and significance and beauty of the natural world. Professor Cavi, oggi affrontiamo un argomento che abbiamo già affrontato in televisione. Sì. Però non ci ha spiegato perché Bastardi. Abbiamo detto vogliamo molto bene agli artisti, dobbiamo volere molto bene agli artisti. Bastardi che è tutto un comportamento, se la bastarderia è lì. È lì in dietro, senso positivo. Sì, quindi. Assolutamente, ma chiaro. Guardate quello lì che guarda De Chirico come per congedarlo. E De Chirico fa la faccia da bastardo. Sì, curioso. Fantastico. Animativo. Fantastico. Pregevole. In una parola proprio... meraviglia.
Maintenant, moi, je suis plus. J'ai passé. Si je regarde en arrière, j'ai passé une grande partie de ma vie à courir la montagne. Au début, à gravir des sommets, et après à courir la montagne. Et maintenant, je suis plus enclin à passer des heures dans un affût, à contempler des nuages qui remontent le long d'une paroi. Et aussi à transmettre. Et à transmettre. Mais à Colin, il faut lui transmettre aussi. C'est bien quelquefois que quelqu'un te prenne par la main pour te faire découvrir quelque chose. Moi, j'ai eu ça dans mon enfance. Et je fais un peu la même chose avec Colin. Buonasera a tutti, come avete visto abbiamo passato una settimana molto intensa, una settimana piena di immagini, piena di suoni, di musica, di arte, di scienza, una settimana che è stata dedicata al tema della scelta e speriamo che le riflessioni che abbiamo fatto possano orientare le nostre scelte future. Vogliamo chiudere questa settimana adesso con un'intervista a catena. Vogliamo invitare sul palco un grande intervistatore ed intervistarlo su un libro che lui ha scritto dal titolo L'intervista e poi chiedere a lui di intervistare i nostri personaggi che abbiamo scelto come simbolo del festival. E qui inviterei quindi sul palco con me, con un grande applauso, Aldo Cazzullo. Buonasera. Lo conoscete tutti, Aldo Cazzullo è un giornalista, scrittore, inviato del Corriere della Sera e anche ami della Valle d'Aosta. E da ieri io direi anche ami del Gran Paradiso, perché vogliamo magari partire raccontando che cosa è successo ieri sera durante la proiezione del film. Ma dunque, mi imbarazza molto questo, intanto grazie per l'invito. Io però avevo capito che l'invito fosse per il 29 agosto e non capivo perché continuavano a chiamarmi, dire allora tutto pronto, e sì, ok. Poi ieri sera è arrivato questo biglietto aereo dove c'era scritto 29 luglio, che dico no, vi siete sbagliati, la data non è quella, invece era veramente il 29 luglio e quindi vabbè, niente, dovevo fare un'intervista con un ministro a cui ho detto che avevo l'impegno più importante, quindi sono qui con voi. Speriamo non sia il Ministero per i beni e le attività culturali. Una ministra a dirla tutto, ma allora, non possiamo salvi. Dire chi è. Ma allora siamo salvi perché temevamo un taglio nei finanziamenti del prossimo festival. Allora, questo governo ormai mi sa che dura poco. Siamo salvi comunque. Allora Aldo, questa sera vogliamo parlare del tuo ultimo libro che è L'intervista, appunto, i 70 italiani che resteranno. E il tema del festival è la scelta. Come hai scelto queste interviste? Come scegli le persone da intervistare? Ma guarda, intanto io sono convinto che noi siamo un grande paese, anche se non siamo arrivati quasi a pensare che essere italiani sia una sfortuna, ma non è così. È soltanto nella musica,
senza alcun merito, ma merito loro. In questo libro ci sono Andrea Bocelli, Giovanotti, Riccardo Muti, Ennio Morricone, Celentano, Giovanotti, Dalla, De Gregori, Renato Zero, Baglioni. Sono degli artisti meravigliosi, ne sto dimenticando qua. Ecco, Vasco Rossi, ad esempio. Ecco, Vasco Rossi io non l'avevo mai intervistato perché ogni volta mi dava buca. Ed ero molto preoccupato perché Vasco ha fama di uomo burbero. Se sbagli la domanda, si alza e se ne va. Invece è stata veramente una rivelazione. Ha accettato di rispondere a tutte le domande, anche quelle più dolorose per lui, la droga, il carcere. E poi la storia dei suoi due figli, perché lui ha tre figli, uno nato dalla sua donna, ma gli altri due sono nati da amori occasionali e sono nati negli stessi giorni, hanno la stessa età. E allora io gli ho chiesto di raccontarmi questa storia che non aveva mai raccontato. E lui mi ha detto, ma sai, già adesso qualcuno mi considera un mito, tutti lo consideriamo un mito, ma negli primi anni '80 le cose andavano ancora meglio, lui diceva, dopo ogni concerto c'era qualche ragazza che insomma mi si offriva, diceva, mio amico mi diceva di stare attento. E fatto sta che dopo i mesi dopo si trova questa ragazza apparentemente sconosciuta sotto casa a Zocca, sull'Appennino modenese, con un bambino nella carrozzina, e io dico, ma chi sei, cosa vuoi? E questo è figlio tuo, io la volevo mandare via perché non la conoscevo. Poi ho fatto il test del DNA ed era veramente figlio mio. Però poi il giorno dopo è venuta un'altra ragazza con un altro passeggino, un altro bambino, e diceva, anche questo è figlio tuo. E dico, allora facciamo subito il test del DNA. Dice, no, ha detto lei, ti devi fidare. A quel punto l'ho mandata via, però dopo 12 anni il bambino ha voluto fare lui il test del DNA, era mio pure quello, l'ho riconosciuto, e poi finalmente poi ha avuto invece un figlio, come tutti, insomma, con la moglie. Insomma. Ecco, di te dicono che riesci a far dire ai tuoi intervistati ciò che non vorrebbero dire. Tra l'altro, l'altro giorno eravamo con il sindaco di Cogno e con l'assessore al turismo del comune di Cogno insieme a un tuo intervistato, non ti dirò chi, ma due volte presidente del consiglio, che frequenta Cogno e che viene in vacanza a Cogno, il sindaco conferma, che mi raccontava un po' come svolgi le tue interviste, poi non so se sono tutte così. E lui diceva che sei una penna fantastica, ma che tendi a lasciar molto parlare, tendi ad ascoltare. È così? È sempre così? Ma guarda, dipende dal personaggio che hai davanti. E credo di aver riconosciuto il ritratto di Giuliano Amato in quello che hai detto. Amato è uno che parla come un libro stampato, però poi devi anche sapere togliere il freno. Ad esempio, nell'intervista che c'è ad Amato, che c'è nel libro, un'intervista che lui fece nel 2013, quando era stato candidato al Quirinale ed era stato, non era stato eletto, no? E c'era un'atmosfera nel 2013 molto, appunto, uno vale uno, Zainetto sulle spalle, e lui aveva fatto un'intervista, uno sfogo, in cui dice, non posso accettare che tutta la mia vita sia considerata come un membro di una casta. Dice, io sono un figlio di una famiglia povera, andai a studiare alla Normale di Pisa, il mio compagno di corso era Tiziano Terzani, che non aveva mai dormito una notte in un letto in vita sua, perché l'unico letto a casa sua era dei suoi genitori e lui dormiva in un divano letto. Cioè, come dire, eravamo dei ragazzi poveri, non eravamo figli di nomenclatura, però era un'Italia che andava dal meno al più, mentre adesso l'Italia va dal più al meno, e questo genera anche questa invidia, questo odio sociale, questa frustrazione, che è un po' la cifra dell'Italia di oggi. E dipende, ci sono delle persone che hanno... Per Camillo Davigo, quando l'ho intervistato, moriva dalla voglia di dire i politici non hanno smesso di rubare, hanno solo smesso di vergognarsi, e questo non è stato difficile tirarglielo fuori. Altre volte invece magari devi cercare di far parlare le persone, di fare tante domande. Non so, ad esempio, Paolo Sorrentino, quando l'ho intervistato, mi voleva parlare della sua ultima opera, The Young Pope, il Papa Giovane. Invece io volevo che Paolo Sorrentino mi raccontasse la storia della sua famiglia, perché lui, non so se ve lo ricordate, quando lui vinse l'Oscar, dedicò la vittoria a Sasà e Tina, che sono i suoi genitori. Io sapevo solo che i suoi genitori erano morti, ma nessuno sapeva esattamente cos'era successo. Allora lui mi ha raccontato, dopo ovviamente molte domande, che quello che era veramente accaduto, il padre, Salvatore Sassà, era un grande tifoso del Napoli e quindi lo portava tutte le domeniche a vedere il Napoli a San Paolo, il Napoli di Maradona. Poi però la domenica in cui il Napoli giocava fuori casa lo portava con la mamma in questa casetta di montagna che avevano a Roccaraso.
E ovviamente il giovane Paolo Sorrentino non ne poteva più di andare a passare un weekend a Roccaraso, e ogni volta chiedeva: papà, posso andare questa volta a vedere Napoli in trasferta? E ogni volta gli dicevano di no, sei troppo piccolo. Poi finalmente una trasferta tranquilla a Empoli, gli disse: vabbè dai, questo weekend andiamo solo la mamma e io a Roccaraso, tu vai a vedere il Napoli a Empoli. E in quel weekend purtroppo i genitori di Sorrentino passarono dal sonno alla morte, perché c'era una stufa difettosa che li avvelenò. E lui dice: Maradona mi ha salvato la vita, perché se io non fossi andato a Empoli a vedere quella partita sarei andato a Roccaraso e non sarei qui. E, mentre ad esempio un'intervista che ricordo con piacere, quella invece a Dolce e Gabbana, i due stilisti, a cui ho chiesto come hanno fatto a dire alla mamma di essere omosessuali. E Domenico Dolce, che è siciliano di Polizza Generosa, paesino remoto sulle Madonie, mi ha detto: ma non, per me non è stato difficile. Gli ho detto: mamma, devo dirti una cosa, dimmi, sono gay. E cosa vuol dire? Vuol dire che mi piacciono gli uomini. E dice: ma mia mamma però l'ha presa bene, ha detto: vabbè dai, prova, vorrà dire che ti passerà. Mentre Stefano Gabbana, milanese, Milano aperta, moderna, Milano vicina all'Europa, non aveva mai trovato il coraggio di dire alla mamma di essere omosessuale, e lo disse poi in un'intervista a un giornale che fu poi ripresa da tutti i telegiornali, e quindi la mamma lo apprese da Mentana, dal TG5, e Stefano Gabbana ricevette la telefonata del fratello che diceva: ma sei impazzito, la mamma ha sentito il TG ed è svenuta con la faccia in avanti. No, in realtà diceva Stefano Gabbana: mia mamma sapeva benissimo che io sono gay, però non avevamo mai trovato il coraggio di parlarne. Ecco, torniamo agli intervistati che frequentano Cogne e il Gran Paradiso. Io ho fatto una piccola divisione e circa il 5% delle persone che tu dici resteranno, gli 70 italiani che resteranno, frequentano Cogne. Quindi lo dico al pubblico, fare le vacanze a Cogne è una cosa positiva. Tu nella prefazione dici: il genere dell'intervista è un genere balordo e difficilissimo. Perché? Ma perché se l'intervista viene bene è merito dell'intervistato, se l'intervista viene male è colpa dell'intervistatore. Guarda, c'è un'intervista che non... Mi fermo subito qua e smetto di intervistarti allora. No. Guarda, c'è un'intervista che non c'è nel libro perché l'ho fatta dopo. Andai in Francia a maggio per raccontare le presidenziali e feci un'intervista un po' rubata a Marine Le Pen, che però disse delle cose interessanti. Raccontò ad esempio del suo rapporto col padre. Disse: io mio padre non lo voglio mai più vedere in vita mia, perché sta facendo di tutto per ostacolarmi. Quanti neonazisti ci saranno in Francia? 20. Ecco, lui le tira fuori tutti i momenti, fa di tutto per mettermi il bastone tra le ruote. E poi mi disse, io gli chiesi un giudizio su Fillon, che aveva preso posizione subito per Macron contro di lei, e lei, parlando di Fillon e del suo entourage, disse: ce sont des merdes. E ovviamente scrisse questa cosa. Poi il giorno dopo tutti i siti francesi citarono questa cosa e l'entourage di Marine Le Pen provò a dire che io avevo capito male e che lei voleva dire che invece Fillon è dans la merde. Naturalmente lei aveva detto quell'altra cosa, e devo dire che lei fu sportiva, mi chiese semplicemente di fare un tweet in francese per dire che lei ce l'aveva con Fillon e non con i suoi elettori, di cui ovviamente aveva bisogno. Ma mentre tutti i siti francesi si sono schierati dalla mia parte, Le Monde scrisse: ah, le giornaliste italiane qui parlent parfaitement français. Invece i siti italiani erano tutti schierati con Marine Le Pen contro di me. Un sito scrisse: per la prossima volta Cazzullo si porta l'interprete. Ovviamente ai francesi di me non gli importava nulla, volevano andare contro Marine Le Pen, ma agli italiani di Marine Le Pen non importava nulla, volevano andare contro di me. Questo per dirti com'è anche un po' a volte meschino il piccino, insomma, il nostro mestiere. Ecco, come ho potuto spiegarti in questi pochi momenti in cui siamo riusciti a parlare di festival, perché tu eri convinto appunto che fosse a fine agosto, questa settimana è stata dedicata al tema della scelta. E quindi ti chiediamo magari di scegliere tra queste 70 interviste che tu hai fatto la più divertente e la più insolita, sorprendente. Allora, io mi sono divertito molto a intervistare Andrea Bocelli, perché gli ho subito chiesto: guardi, siccome mi ha ispirato simpatia anche proprio fisica, gli ho chiesto: ma lei è l'uomo, forse l'italiano più famoso al mondo dopo la morte di Pavarotti, però non può vedere tutto questo, non la pesa. E lui mi ha raccontato anche il modo con cui lui dice: non è che io non veda, io tocco, io sento, io sono felicissimo di essere italiano, di essere toscano, di vivere Forte di Marmi. Dice: ho sempre avuto un bellissimo rapporto con le donne, e mi ha raccontato tutti i suoi amori. Tant'è che poi Dago Spia ripubblicò l'intervista col titolo Bocelli di Rovo, e quindi fu...
Mentre ecco, forse le interviste a cui sono più affezionato sono le interviste che ho fatto alle donne. Non ce ne sono molte di donne in questo libro, avrebbero dovuto essere di più, però purtroppo l'Italia resta un paese maschilista. Però il libro si apre con una donna, una giovane donna, Bebe Vio, conoscete la sua storia, promessa della scherma, a 11 anni meningite fulminante, amputate braccia e gambe, 104 giorni di terapia intensiva. All'uscita dall'ospedale Bebe dice ai genitori: datemi braccia e gambe nuove perché io voglio ricominciare a tirare di scherma e un giorno vincerò le Olimpiadi. E vince davvero le Paralimpiadi a Rio. E Bebe Vio, che è una ragazza all'età di mio figlio ma mi ha insegnato molto, mi ha anche raccontato che lei ha fondato con i suoi genitori un'associazione per aiutare i giovani, i bambini amputati a continuare a fare sport, che è una cosa complessa perché la carrozzina che serve per la scherma è diversa da quella che serve per il basket, mentre per il calcio servono stampelle speciali. E quasi tutti questi bambini sono figli di genitori separati che si sono lasciati dopo il trauma. C'è uno dei due genitori che non ce la fa e scappa. Indovinate chi è il genitore che scappa? La mamma con lei che resista, che si prende cura, che guarda lontano, è la donna. L'ultima intervistata invece è la persona più anziana, non c'è più, Rita Levi Montalcini, la intervistai il giorno prima che compisse 100 anni e mi raccontò la sua storia. Lei disse: io non avrei mai vinto il Nobel se il Duce non avesse fatto le leggi razziali, costringendomi a chiudermi sotto falso nome in uno stanzino a studiare. E dopo Rita Levi Montalcini andò in America e le chiedevano dove fosse suo marito e lei rispondeva: io sono il marito di me stessa. Ma loro non capivano, pensavano che non sapesse l'inglese, ma lei aveva giurato di non sposarsi mai perché non voleva obbedire a un uomo come sua madre obbediva a suo padre. E in America Rita Levi Montalcini vide le donne nere alzarsi in piedi sugli autobus per cedere il posto agli uomini bianchi, fino a quando una di loro, Rosa Parks, una donna delle pulizie dell'Alabama, rifiutò di alzarsi in piedi, avviando la rivolta dei diritti civili, una delle tante rivoluzioni fatte dalle donne. E poi nel libro c'è un'altra donna che c'è ancora, quasi centenaria, la grande Franca Valeri. E quando le ho detto invece l'idea per il libro che è precedente a questo, le donne erediteranno la terra, lei mi ha detto sì, hai ragione, le donne erediteranno la terra, speriamo che ne lasciano un poco anche a voi uomini, che non siete poi così male. E lei mi ha raccontato che anche lei, ebrea, fu perseguitata nella Milano occupata dai nazisti, anche lei si nascondeva sotto falso nome, ci fu un tempo in cui io non ero io, mi ha detto, si nascondeva in una stanza diroccata di una casa di via Mozart, semidistrutta dai bombardamenti. Nella stanza accanto alla sua c'era una giovane donna, anche lei ebrea, che si era appena sposata. Arrivarono le SS, Franca Valeri riuscì a fuggire, quella ragazza fu portata ad Auschwitz e non è mai tornata. Sono storie anche di grande sofferenza, dietro la grande donna c'è anche una grande sofferenza, ma c'è anche un grande riscatto. E siccome ho ancora raccontato, le donne erediteranno la terra, la storia di una grande donna valdostana che vedo qui, in seconda o terza fila, vorrei salutare Milena Beta. Grazie di essere venuta. Ciao Milena, non ti ho ancora salutato. Milena è stata il nostro personaggio simbolo nella scorsa edizione. Tu le hai dedicato alcune pagine nel tuo ultimo libro e ci fa molto piacere che lei sia qui oggi. Senti, che cosa stai scrivendo? Il prossimo libro è un libro che ho scritto insieme con i miei figli e si intitola Metti via quel cellulare, perché non ne posso più di vedere, anziché i loro amatissimi volti, la cover dei loro cellulari. E non è possibile che ogni volta che andiamo in un albergo chiedano la password del wifi, ecco. Le serate in famiglia non sono più serate, la vita non è più vita, però loro mi rispondono: guardate che il cellulare è anche un alibi per voi, perché magari te da bambino ti mettevano davanti la TV, adesso voi mettete in mano ai bambini i cellulari, ma questo però il cellulare non può prendere il posto del padre o della madre, siete voi che dovete trasmetterci interessi, passioni. Quindi insomma è un dialogo abbastanza serrato che mi sta molto divertendo. Siamo molto curiosi di leggerlo. E adesso però entriamo in un altro tema, nel tema dell'alpinismo. Tu sei un appassionato sciatore, ma non sei un alpinista. Per entrare in questo tema vogliamo farti prima un regalo, che è un po' il simbolo di questa edizione del festival, è il simbolo anche di un legame, che è un moschettone, però un moschettone particolare della Grivel, che ha ricevuto un premio di design particolare, per legittimarti all'intervista degli ospiti successivi, devi dimostrarci però come si fa ad aprirlo. È un moschettone che sostituisce il Twin Gate della Grivel, che sostituisce il moschettone a ghiera.
sono totalmente inadatto a ogni attività manuale pratica, quindi non ci provo neanche. Ciò nonostante ti faremo intervistare. Se sapevo facevo l'intervista alla ministra anziché venire qui a fare. No, allora, posso ancora dire una cosa? Prima te lo regaliamo e poi Gioacchino Gobbi te lo spiega, che l'ha inventato, te lo spiegherà dopo. Posso ancora aggiungere un'ultimissima cosa prima di passare poi all'intervista che devo fare io a questi due grandi personaggi? Siccome non l'ho visto stasera, se ci fosse stato sarei stato in imbarazzo, non l'avrei detto, ma siccome non lo vedo Fabio Fazio, che è uno degli italiani che resteranno, che sta a Cogne. Ci aveva detto che forse sarebbe passato, chissà che non sia arrivato in sala. Bello, prima che arrivi voglio dire questo, perché lui è stato oggetto di un attacco abbastanza vergognoso in questi giorni. Io penso che una persona non debba essere valutata da quello che costa, ma da quello che vale. E vedete, fare una trasmissione di libri, quale di fatto è, che tempo che fa, è una cosa difficilissima. Di solito, non fateci caso, le trasmissioni di libri in Italia non vanno bene, perché in TV uno cerca altro. E se l'approccio è quello pedagogico, quasi penitenziale, adesso tu metti via appunto quel cellulare, ti metti in ginocchio sui ceci e ti facciamo diventare una persona migliore, parliamo di libri, non funziona quell'approccio lì. Se invece tu hai un approccio diverso, se tu dici stasera ci divertiamo, ci emozioniamo, ci indigniamo, ci arrabbiamo, e poi se volete c'è questo scrittore che ha scritto questo libro, allora l'approccio è diverso. E Fabio Fazio in questi anni è riuscito a far andare in televisione Daniel Pennac, Emmanuel Carrer, Abraham Yoshua, David Grossman, Mario Vargas Llosa, Umberto Eco, cioè il meglio della letteratura del nostro tempo, ed è riuscito a dare loro un pubblico. E questa non è una cosa banale, è una cosa per cui secondo me va ringraziato. Sì, io lo ringrazierei davvero con un grande applauso, anche perché questo festival sta crescendo anche grazie al suo aiuto, ai suoi suggerimenti, ai suoi consigli e alla sua grande capacità di appunto generare un pubblico. Lui fa parte del comitato di indirizzo del Gran Paradiso Film Festival e ci è quindi sempre molto vicino e sicuramente apprezzerà le tue parole. Ecco, veniamo quindi alla seconda intervista della serata, che naturalmente io lascio fare a te. Il consiglio, ma solo perché sono un'appassionata di montagna, dovesse esserci una ristampa, è quella di scrivere 72 italiani, perché secondo me anche Nives Meroy e Romano Bennett meritano un posto tra gli italiani che resteranno. Certo. Nives, Roman, dove siete? Eccoli. Buonasera Nives, buonasera Roman. Dunque, io oggi ho letto un articolo sulla Gazzetta dello Sport di Reinhold Messner, cioè quindi non esattamente un passante e non esattamente una persona compiacente, che dice che Nives Meroy è la più grande alpinista donna che sia mai esistita, più forte della spagnola, della sudcoreana, eccetera. E ha trovato un uomo, come dire, alla sua altezza. E loro due stavano battendo il record, la prima cordata a salire in stile alpino, quindi di fatto in solitaria, senza le bombole d'ossigeno, senza gli sherpa, senza i portatori, senza corde fisse, tutti gli 8000 della terra. E poi è successo qualcosa, è successo che tentando di salire, come si chiama quella montagna? Kanchenjunga. Kanch per gli amici, che è tra il Nepal e il Tibet. È sul confine fra Nepal e India e Tibet. Dobbiamo procurare un microfono a Roman. Ecco, salendo il Kanch, Roman ha capito che c'era qualcosa che non andava. Una malattia terribile, una malattia per cui di solito si è condannati, due trapianti di midollo e poi la necrosi dei due femori, un'operazione all'anca, il ritorno in montagna, un test sulla montagna che è qua dietro, il Gran Paradiso, un 4000 superato, e poi il ritorno sul Kanch, il ritorno, come si chiama, il tredicesimo 8000 che avete fatto? Makalu, e poi la Annapurna, che avete, la più pericolosa, la mangia uomini, che avete sconfitto adesso, e quindi alla fine poi ce l'avete fatta, e avete fatto tutti i 14.800 del pianeta Terra. Complimenti. Come vi siete conosciuti? Quando vi siete incontrati?
parliamo del millennio scorso perché eravamo studenti, avevamo 18 anni e avevamo entrambi la passione per l'alpinismo e abbiamo incominciato come cordata, quindi abbiamo incominciato a scalare le montagne insieme, le Alpi, dalle nostre parti le Alpi Giulie, e poi Romano, con il tipico pragmatismo di voi uomini, ha pensato che piuttosto di perdere tempo ogni fine settimana andare a cercare un compagno di cordata, poteva fare comodo un'amorosa sempre disponibile. E così siamo poi diventati anche compagni di vita, e così è iniziata il sodalizio. Ma è tutto così prosaico, c'è anche una punta di romanticismo. Intanto, Romano o Romano? Tu hai due identità, italiana e slovena. Beh, dipende, insomma, io mi sono abituato che mi chiami in un modo o nell'altro. Io parto col nome sloveno, io sono di origine slovena, quindi Roman. Però a quei tempi, quando mio papà è andato a registrare il mio nome al comune di Tarvisio, siccome non erano molto simpatizzanti per noi di Oltre Cortina, che quella volta c'era ancora il muro comunista, ha voluto italianizzare il nome e mi ha messo Romano. E allora sia Romano. No, raccontaci però la tua versione di come vi siete conosciuti. No, io dirò il vero, più che alpinisticamente l'avevo docchiata per altre cose, insomma, no? Poi sperando... Tu sei anche un anno più giovane, tra l'altro. Sì, sei mesi, insomma, lei ci tiene a farlo dire. Io l'ho vista come ragazza, sapevo che andava in montagna, quindi appunto andava anche bene se veniva in montagna con me. Io avevo appena cominciato un po' a muovermi così, senza nessuna cognizione di cosa stessi facendo. Lei andava già per conto suo, era un po' più civilizzata, tra virgolette, sapeva fare i nodi, aveva già fatto qualche gita un po' più impegnativa. Io mi ero un po' spacciato per alpinista, insomma, quindi pian piano sono riuscito... come si dice, a lavorarla un po', ecco. Il primo 4000 qual è stato? Il primo 4000 è stato il Monte Bianco, sì. Tantissimi anni fa, però mi piace ricordare che dopo la malattia, che per me è stata una rinascita, ho ricominciato tutto da zero, dove non speravo di ricominciare niente. E noi siamo tornati come collaudo sulla prima montagna, siamo tornati proprio qua al Gran Paradiso, e questo era nel 2010-11. Anzi, prima mi raccontavi che era proprio, se non sbaglio, l'11 giugno, la data è la stessa, no? Il 13, sì, la due anni prima. Questi numeri che si rincorrono legati a questa, alla vicenda, a quella che abbiamo chiamato la scalata del nostro quindicesimo 8000, l'8000 che non c'è, che appunto è la malattia di Romano. Perché ecco, ci sono la montagna che non c'è è la mostra che è allestita qua in paese, che vi invito a visitare. Quindi il più alto 8000, sì. Il quindicesimo è la malattia di Romano. La malattia di Romano, e ci sono questi numeri che si rincorrono, c'è il 17 e poi c'è il 13, perché è il 13 giugno del 2009, la data in cui Romano è entrato in ospedale ed è iniziato appunto questa scalata, la scalata del quindicesimo 8000. E il 13 giugno del 2011 eravamo sulla cima del Gran Paradiso, e lì ovviamente non sapevo come avrebbe reagito Romano alla quota, anche al muoversi in montagna, però fin dai primi passi è stato sorprendente vedere la leggerezza dei suoi passi, che veramente da subito hanno ritrovato il ritmo, l'equilibrio, e siamo arrivati in cima al Gran Paradiso. È stato veramente un momento importante. Quindi insomma, anche se siete nati all'angolo opposto, quello nord-orientale delle Alpi, avete un legame forte con queste montagne, con questa terra. E il primo 8000 è stato il Nanga Parbat? Sì. Noi il Nanga Parbat, parliamo sempre del secolo scorso, era il 1998, è una montagna anche quella con una fama abbastanza temibile, perché quando passi sotto lungo la Karakoram Highway, la strada che costeggia,
c'è un cartello che la indica con su scritto Nanga Parbat, The Killer Mountain. Ed è stato il primo 8000. Che non è una cosa incoraggiante, diciamo. No, però con noi è stato generoso anche lui, il Nanga Parbat, e difatti siamo riusciti a salire in cima, eravamo insieme a un che gruppo mese di era? Amici. Oddio, tanta epossia, i miei neuroni ormai giugno. Sono... giugno. Strano che ti ricordi le date. Beh, perché si salgono in giugno gli 8000 in Pakistan. Beh, anche luglio. E comunque eravamo con un gruppo di amici e insieme a noi, ecco, un episodio, una cosa particolare, c'era Kurt Dimberger. Le persone che conoscono l'alpinismo sanno che Kurt è una leggenda ambulante, perché è il primo uomo vivente ad aver salito due primi 8000. Per quella spedizione si è unito a noi, aveva già 68 anni, però è arrivato fino al campo 2, una cosa incredibile. E niente, siamo arrivati in cima, io e Romano, anche in quell'occasione eravamo soli, così. Era il primo 8000 in cui che abbiamo salito e non sapevo come si faceva quando si arrivava in cima. E allora per la prima volta ho alzato le braccia in segno di trionfo. Poi invece mi sono resa conto che tutte le cime successive non l'ho mai più fatto. Mi sono sempre, semmai ci siamo ritrovati sempre così accovacciati a terra a ringraziare la montagna per averci lasciati salire. Sì, perché le montagne... sono delle divinità, no? Secondo la traduzione della cultura locale. Sì, la montagna è proprio il dio stesso, quindi anche noi per salire, anche se non siamo buddisti, dobbiamo partecipare, o almeno ci teniamo a partecipare a una cerimonia prima di intraprendere la salita, dove un lama fa delle preghiere, chiede il permesso e darci... come l'autorizzazione per poter salire benedetti, ecco, perché andiamo a calpestare praticamente la casa di un dio. Tra l'altro c'è tutta una tradizione quasi letteraria tra i grandi alpinisti, non so, Messner ha scritto di aver visto uno Yeti, qualcuno ha visto gli angeli, qualcuno aveva un compagno di cordata immaginari, a voi mai è successo qualcosa del genere? No, io ho sempre detto, l'ho letto anch'io, fin da piccolo leggevo sui libri queste esperienze che fanno un po' tutti i grandi alpinisti. Dopo che anch'io sono passato un po' su queste montagne, devo dire, a noi non è mai successo e devo dire che se mi succedesse comincerei a preoccuparmi, perché è sintomo di edema cerebrale, adesso si sa cosa, quindi una cosa abbastanza grave, insomma, quindi... Una volta pensavo a cose più mistiche, in realtà è proprio un problema per l'ipossia, è il problema della mancanza d'ossigeno. Difatti c'era mia sorella che ci ha usati come cavie per le sue tesi di laurea in neuroscienze cognitivo-comportamentali e allora ci dava dei test da eseguire alle diverse quote e un test anche riguardava la percezione della spiritualità, come varia alle diverse quote, perché in effetti tutte le religioni hanno messo gli dèi sulle montagne. E come varia la spiritualità? È solo questione di ossigeno o c'è qualcosa anche di diverso, di mistico? Ma penso che sia molto questione di ossigeno. Com'è il K2? Il K2 è una montagna che noi abbiamo tentato tre volte. L'abbiamo tentato due volte dal versante nord, il versante nascosto della montagna degli italiani. È un versante bellissimo perché per avvicinarti, per arrivare ai piedi della montagna, affronti un viaggio molto lungo, un cammino, un percorso molto lungo, come le carovaniere di una volta, perché è un viaggio che devi affrontare con i cammelli, seguire il corso di un fiume, poi dopo i cammelli si fermano, se ne tornano i villaggi e tu te ne stai di là, una valle che durante tutto il periodo estivo diventa intransitabile, quindi una volta che sei di là non c'è verso di riuscire a uscire. Sono spedizioni particolari perché noi le prime spedizioni
da quel versante, le abbiamo fatte quando ancora non avevamo telefoni satellitari, non avevamo alcun mezzo di comunicazione. E quindi una volta arrivati di là, per 50 giorni sapevamo che saremmo stati completamente soli, senza telefono, appunto senza collegamenti, senza sapere se il mondo fuori esisteva ancora. E quindi sono viaggi veramente, ti rivoltano come un calzino un po'. E poi l'abbiamo salito nel 2006 dal versante pakistano, e anche quella è stata un'esperienza bellissima, perché tutte le spedizioni erano ferme al campo base pensando che non ci fossero le condizioni per poterlo salire. E siamo partiti io e Romano, e abbiamo salito da 6.800 metri in stile alpino, abbiamo salito il famoso collo di bottiglia, l'abbiamo salito incordata come una montagna delle Alpi, e siamo arrivati su ed eravamo io e lui completamente soli su tutta la montagna, e per quello l'abbiamo chiamato il nostro K in due. Ecco, il K2, il collo di bottiglia, ci ricorda la grande impresa del 53, no? Io ho avuto la fortuna di intervistarli tutti e tre, Compagnoni, Lacedelli e Bonatti, ma anche a 50 anni di distanza non avevano ancora deposto le armi. O meglio, Lacedelli chiedeva scusa a Bonatti, riconosceva il suo ruolo, le bombole, la notte all'addiaccio, invece Compagnoni, un capobranco ferito, insisteva invece nel non voler tendere nessuna mano. Devo dire che però Bonatti non fece distinzioni tra i due, cioè per lui erano tutti e due che l'avevano. Esatto. Bonatti tu l'hai conosciuto, è una persona di fortissima personalità. Non l'ho conosciuto, naturalmente ho letto e sappiamo benissimo tutti quanti la storia. Sicuramente è stato un osso duro, non ha mollato fino a quando non gli è stato giustamente riconosciuto anche il suo aiuto fondamentale e anche il comportamento che gli altri hanno avuto nei suoi confronti. Sì, tra l'altro nessuno dei tre valdostano, era valdostano Pucciot, no? Che, come si pronuncia, Luisa? Pucciot, che morì sul K2, Però poi alla fine Bonatti era legatissimo alla Valle d'Aosta, Compagnoni viveva in Valle d'Aosta. E l'Everest com'è? Beh, l'Everest è stata la nostra prima esperienza, un mito, perché comunque la montagna più alta era un sogno salirlo, poi ne l'abbiamo salito naturalmente il nostro stile, senza ossigeno, senza portatori, però dal punto di vista della montagna, su quella via che abbiamo fatto noi, è stata una grande delusione, perché abbiamo conosciuto questo mondo delle spedizioni commerciali, ci siamo scontrati con questo mondo molto più grande di noi, dove gli alpinisti non c'entrano in quell'ambiente lì, perché siamo solo dei parassiti che non portano soldi, quindi uno si muove per conto nostro, non lasciamo soldi alle spedizioni, alle grandi agenzie commerciali. E poi ci sono anche dei problemi logistici, perché all'Everest già nella primavera, prima che arrivano le spedizioni, gli Sherpa vanno a lottizzare le piazzolle, le zone dove si possono fare i campi alti, e recintano queste zone in modo che sono pronte per i loro clienti. Quindi noi dovevamo muoverci quasi di nascosto, oppure metterci d'accordo con qualche sherpa per mettere la tendina la sera, la mattina smontarla e ripartire, perché sennò c'è il rischio che ti caccino via. Insomma, è stata un po' deludente come esperienza. Pazzesca questa cosa. C'è anche addirittura un problema di rifiuti, no? Sulla cima dell'Everest, sono delle persone che poi non lasciano, abbandonano materiale. Sì, quello sì. Devo dire che negli ultimi anni molto meno, un po' più dal versante cinese, dal versante nepalese invece sei obbligato, non puoi neanche bruciare una cartina al campo base, per esempio, perché tutti i rifiuti devono essere portati al campo base. E addirittura i cadaveri sono considerati rifiuto, quindi se tu lasci un morto è considerato rifiuto, quindi paghi anche una multa per aver abbandonato un corpo sulla montagna, quindi siamo trattati molto. Però il problema secondo me è, sì, la montagna è molto pulita, rimane pulita, però tutto il problema si sposta più a valle, non hanno inceneritori, non hanno delle discariche, quindi tutte le immondizie che vengono spostate dal campo base vengono lasciate nel fondovalle, dove non c'è un sistema di smaltimento, quindi
cambia poco a livello poi di inquinamento reale. E poi voi arrivate al vostro 12esimo 8000, siete avviati verso questo record mondiale irripetibile, e poi tu, salendo il Canch, avverti i primi sintomi della tua malattia. Cosa è successo? Ma niente di particolare, perché si saliva, ero solo un po' più stanco del solito, Nives mi ha fatto notare, la prima volta che mi sorpassava, quindi era davanti a me, però non ci ho fatto tanto caso, perché comunque in alto quota sei sempre stanco, e ho pensato che magari è un periodo che non mi sento tanto bene. Avevamo chiamato un nostro amico medico, lui ha detto probabilmente può succedere in quei posti un po' di anemia, quindi i sintomi erano quelli dell'anemia. E quando poi siamo arrivati verso l'ultimo campo a 7400 metri, io ero parecchio più stanco del solito e avevo detto a Nives: tu vai avanti, il giorno dopo sali in cima, io ti aspetto, mettiamo giù una tenda, io ti aspetto qua e poi torniamo giù insieme, perché sarebbe stata in grado di salire anche da sola. E Nives invece si è intestardita e ha detto no, torniamo giù, perché è stata un po' più intelligente di me, probabilmente, forse succede sempre così, non so. E questo probabilmente mi ha salvato la vita, perché poi la discesa il giorno dopo è stata molto impegnativa, c'è stato un incremento della mia stanchezza, quindi sono arrivato giù abbastanza al limite. Probabilmente se avessimo bivaccato ancora una notte quelle quote lì, non sarei stato in grado di scendere. E tu quindi il 13 giugno 2009 entri in ospedale? Sì, è stato un po'... Io sono andato solo a fare un prelievo di sangue per vedere cosa avevo. E da lì non mi hanno lasciato più tornare a casa, sono rimasto in ospedale, mi hanno fatto varie biopsie, tutte quelle cose lì. Ed è stato il mio primo impatto con una malattia che avevo solo sentito parlare, anzi... All'inizio mi hanno detto non è leucemia, e che è l'unica cosa che conoscevo come malattia, quindi ho detto bene, allora non è tanto grave. E mi hanno detto che questa malattia si chiama aplasia medullare severa, però io non sapevo cos'era, quindi non l'avevo presa tanto seriamente la cosa. Però poi quando ho visto che mi hanno obbligato a fermarmi in ospedale, avevo chiesto quanto tempo sarei rimasto dentro, pensavo analisi o qualche cura, e da lì sono rimasto subito 4 mesi, mi pare. E cioè passare da scalare gli 8000 a stare 4 mesi in una stanza d'ospedale è un passo. Tu mi dicevi prima che non tutti, anche quelli che facevano una vita più normale rispetto alla tua, non hanno retto, ci sono disperati, oppure passavano la giornata su internet a cercare di capire che cos'era questa benedetta malattia. Sì, un po' il problema di questa malattia è che non hai una gamba rotta o qualcosa che ti impedisce il movimento, sei molto deperito, però pensi, insomma, potresti anche alzarti e andare a casa, solo che le tue condizioni sono rischi infezioni per qualsiasi cosa, quindi non puoi lasciare l'ospedale. E tanti si affidano a chi ha, come dicevo prima, la religione, qualcuno si comincia a interessare della sua malattia, legge di tutto su internet, dove si trova di tutto, le risposte positive e negative. Chi si affida a altre cose e cercano di scaricare tutti in qualche modo questa situazione qua, senza poi affrontarla veramente, perché è un po' come nascondersi. Io ho capito che le cose erano gravi, però ho detto intanto se mi dispero non cambia niente, quindi ho affrontato questa malattia un po' come quando in montagna fa brutto tempo, nella spedizione tu stai in tenda diversi giorni aspettando il bel tempo e comunque sai che il bel tempo prima o poi arriva, o almeno avrai modo poi di scendere o provare a risalire. E io la malattia l'ho affrontata così, come una salita in montagna, e questo devo dire che mi ha aiutato tantissimo. Non so se dal punto di vista della guarigione, ma sicuramente mi ha aiutato dal punto di vista psicologico. Messner ha scritto che sei guarito anche tornando in montagna, che la montagna magica, come direbbe Thomas Mann, non più incantata, adesso si traduce la montagna magica, ti ha contribuito a guarirti. Beh, sicuramente la montagna aiuta,
aiuta nella vita quotidiana, aiuta ad affrontare un mucchio di problemi. Ma quello che sicuramente mi ha aiutato tantissimo è la speranza di tornare in montagna, la speranza di tornare quello che facevo prima. Quando io dicevo ai miei medici, se guarisco voglio tornare a fare quello che facevo prima, non lo dicevo così come una speranza campata in aria, loro non ci credevano. Ma io ho detto, se no non ne vale la pena. Questa è stata una grande spinta e sono tornato in montagna. E Nives, tu avresti potuto continuare col tuo record, ti mancavano 3-8 mila, però senza Roman, senza tuo marito, senza il tuo amore non te la sentivi di tornare in montagna? Ma no, perché noi abbiamo sempre considerato, come posso dire, per noi andare in montagna l'obiettivo è sì quello di cercare di raggiungere la cima, ma prima di tutto è fondamentale l'integrità della cordata. E perché la cordata è un'alleanza fra esseri umani, fra persone, quindi allo stesso modo in cui non ci siamo mai abbandonati in montagna, allo stesso modo non c'era motivo di abbandonarci anche nella vita di tutti i giorni, proprio, anzi addirittura per affrontare una salita di quel genere. E quindi difatti l'abbiamo vissuta allo stesso modo, perché sicuramente la montagna ci ha dato gli strumenti per affrontare anche questo tipo di salita, perché come quando si va in montagna che si mette un passo dopo l'altro con pazienza e senza mai scoraggiarsi, allo stesso modo abbiamo affrontato anche questo percorso e soprattutto l'abbiamo affrontato insieme. Ed è come dice Romano, la nostalgia della montagna è stata sicuramente una fonte di energia che ci ha aiutati ad affrontare la prigione della malattia. Senti, allora dopo il Gran Paradiso voi tornate in Himalaya e tornate sul Kanch. Prima siamo tornati a fare un altro test, un trekking con una cimetta in Nepal e quella volta era un 6000 al Merapik. E insieme a noi sono venuti 3 medici ed è stato bello, proprio perché è stato bello quello di camminare insieme finalmente fuori dalle stanze dell'ospedale. Ma difatti erano i medici, le dottoresse stesse che ci avevano preparato il piano alpinistico. Insieme al piano terapeutico avevamo parallelamente anche il piano alpinistico, che appunto prevedeva prima qualche salita sulle occidentali, poi un test in Nepal e poi loro avevano detto chissà. E noi abbiamo colto al volo quel chissà e siamo ritornati. Romano ha voluto tornare proprio nel punto esatto in cui il nostro cammino si era interrotto e quindi siamo tornati al Kanch. E poi l'ultima montagna mangia uomini, l'Annapurna, dove avete trovato poi per strada una coppia, sì. Come erano, due spagnoli? Sì. Una cosa importante che mi piace, che ci piace dire del Kanch, che siamo arrivati in cima il 17 maggio. E il 17 maggio 2014, il 17 maggio 2009 era il giorno in cui io e Romano siamo scesi, dopo che lui aveva manifestato questa strana stanchezza. E appunto il discorso dei numeri che si ripetono. E siamo arrivati in cima il 17 maggio 2014, anche lì eravamo soli, io e Romano, però quello che ci piace dire è che in realtà non eravamo soli, perché con noi c'era anche quel giovane sconosciuto che aveva scelto di donare a Romano una possibilità di vita, ossia il giovane che gli aveva donato per 2 volte il midollo, ed era grazie a lui che eravamo lì. Questo lo riteniamo importante perché sicuramente sapere che ci sono persone così penso che dia speranze per l'umanità.
sull'Annapurna com'è andata? All'Annapurna spesso succede che gli alpinisti, quelli che così cercano di salire tutti i 14-8000, tendono a lasciarla un po' per ultima, proprio perché così è la, pur essendo un 8000 basso, perché 8091 metri, è una montagna estremamente pericolosa e per questo è poco frequentata, proprio perché non è, è troppo pericolosa per le commerciali che ormai appunto sono, sono la maggioranza in Himalaya. E ci siamo ritrovati al campo base solamente in 6 alpinisti e come dicevo, come nelle barzellette, eravamo 2 italiani, 2 spagnoli e 2 cileni. E poi di solito alla fine c'è sempre uno che frega l'altro, di solito l'italiano, o meglio il napoletano. Invece voi avete collaborato. E invece è successo una congiuntura astrale, chissà, è successa una cosa bellissima che non ci conoscevamo prima. Ci siamo trovati lì al campo base, le condizioni erano bruttissime perché nevicava, siamo stati lì 40 giorni, 40 giorni ha nevicato ogni giorno, quindi era un continuo accumularsi di strati e strati di neve che rendeva la montagna ancora più pericolosa. La via che negli ultimi anni si tende a fare, che è la via tedesca, quest'anno accidenti, era ancora più pericolosa e quindi ci siamo dovuti orientare sulla via dei francesi, la via dei primi salitori, che veniva sempre accantonata proprio perché estremamente pericolosa. Ci siamo ritrovati tutti e 6 lì e ci siamo resi conto che l'unica possibilità che avevamo era unendo le forze, tutti perfettamente consapevoli, ciascuno consapevole che senza gli altri non ce l'avrebbe potuta fare, non ce l'avrebbe fatta. E abbiamo salito la Annapurna. È stata una spedizione stupenda, faticosissima, pericolosissima, però bellissima perché l'abbiamo salito in stile alpino. È stata veramente una salita ad altri tempi. E siamo arrivati in cima tutti e 6. E per quello diciamo che veramente per noi è stato un regalo speciale, perché a parte il discorso della prima coppia, prima cordata al mondo ad aver salito tutti gli 8000, l'Annapurna è stata, che è la dea dell'abbondanza, è veramente stata generosa perché ci ha regalato una pietra preziosa per chiudere la nostra collana dei 14-8000 e quindi è stata una salita veramente speciale. Senti, poi gli spagnoli che sono saliti con voi sull'Annapurna sono morti sul Nanga Parbat. Purtroppo sì, è successo questo. Eravamo appunto, c'eravamo io e Romano e un altro spagnolo, Alberto Zerain, che è nostro coetaneo. E poi c'erano gli altri 3 che erano molto giovani, 2 cileni e l'altro ragazzo spagnolo. Alberto, rientrato dall'Annapurna, dopo pochi giorni è ripartito per il Nanga Parbat insieme a un altro compagno e là purtroppo probabilmente sono stati investiti da una valanga e sono rimasti lì. Ecco, ma una domanda che si fa sempre agli alpinisti, anche se forse è destinata a non avere risposta, ma o comunque ognuno ha la sua e non posso non farvela. Perché? Perché si sente il bisogno di rischiare la vita, di vincere una malattia, per salire lassù? Innanzitutto perché, e sembra banale, ma perché piace essere lì in quel momento, insomma, ci sono delle situazioni, dei posti così belli, definisco io, che merita di essere lì, e devi essere lì per goderteli, e più su vai, più questo ambiente diventa particolare, l'alta quota ha un fascino molto particolare, non è che mancanza d'ossigeno tu ti senti diverso, però il cielo è più limpido, hai una percezione dei colori, della luce, in un modo completamente diverso che puoi avere qua da noi. E la bellezza poi di una cima di un 8000 che cominci a percepire anche la curvatura terrestre, quindi ti sembra proprio di essere alto, cosa che non puoi immaginarti stando anche su un'altra montagna. E poi c'è l'aspetto alpinistico, siamo alpinisti, ci piace arrampicare.
ecco, l'idea di vedere le cose da un'altra parte. Nives, per te invece? Sì, beh, sicuramente quella della quota, perché davvero in cima all'Everest, per assurdo, potresti trovarti faccia a faccia con un aereo di linea che ha sbagliato strada. Solo che noi abbiamo ancora i piedi attaccati alla terra, e questo è veramente eccezionale. Poi lassù non è che ci siano, sentiamo orchestre che suonano per noi. Quello che a me piace, quello che io provo quando arrivo in cima a un 8000 è un pacificante senso di appartenenza. Nel senso che ti rendi conto di quanto sia fragile la vita umana e al tempo stesso importante. E il fatto di essere lì e di guardarti intorno ti rendi veramente conto di come noi siamo parte. E lì c'è un attimo in cui lo percepisci, in cui te ne rendi conto. Poi delle spedizioni, la parte alpinistica è solamente una parte del viaggio, perché altrettanto importanti sono i giorni di cammino che ci vogliono per arrivare ai piedi della montagna, per quanto appunto ormai sia diventato di moda arrivare ai campi base in elicottero e scappar via in elicottero come se scappassi da un girone dell'inferno. Invece altrettanto importanti sono quei giorni di cammino, anche perché lì ti riavvicini a... Qui da noi ci muoviamo a chilometri l'ora, e lì invece le distanze le calcoli ancora in giorni di cammino, e il ritmo del passo, io credo che sia il ritmo giusto per ricominciare ad osservare, ricominciare a prestare attenzione ai particolari, perché una cosa che ho capito è che è nei particolari che si nasconde la realtà. E allora riuscire a ricominciare, a ritrovare il gusto per i particolari, incominciare a guardare non solo, come diceva Romano, andiamo lì alla ricerca veramente di, cerchiamo la bellezza, però cerchiamo anche di guardarci intorno non solo per guardare i paesaggi, le montagne, la natura, ma anche per guardare la gente che vive in quei posti, in fin dei conti come vive la maggioranza della gente su sta terra. Ma è vero che c'è un cuoco che sapeva fare anche la zuppetta? Sì, è vero, Biman. Cosa cucinava? Sì, è un cuoco che, vabbè, noi l'abbiamo conosciuto al Daulagiri, un 8000, ci faceva da cuoco nel 2005, però poi lui ha incominciato a venire a lavorare qui in Val d'Aosta e quindi ha imparato i piatti. A fare anche l'accoglienza. Sì, e quindi... Senti, ma tu saresti salita sugli 8000 senza Roman? Ce l'avresti fatta da sola? Ma sicuramente lui è il... non è il maschio alfa Romano, perché semmai è un battitore libero, perché lui è uno di quelli che parte, e se tu magari ti stai allacciando le scarpe in quel momento sono affari tuoi, perché lui non ti aspetta. E lui sicuramente ha questo il genio, così, la fantasia, la creatività di trovare i percorsi, di avere le idee. Poi a me lascia tutta la parte organizzativa, ovviamente. Però sicuramente è bello riuscire a poter vivere insieme queste esperienze, perché, come dicevo prima, la parte alpinistica è solo una parte del viaggio, e quindi se le vivesse solo uno dei due probabilmente poi non si parlerebbe più la stessa lingua. Che poi si riesca a litigare anche in alta quota, questo è fuori discussione. Ma come si fa a litigare, ricordate? Abbiamo fatto molto di peggio. Man mano, allora, in genere si arrivava... Molto di peggio dal punto di vista erotico, cosa avete fatto? No, semplicemente perché all'inizio si pensava arriviamo fino a una certa quota, poi dopo l'ossigeno ovviamente manca, e quindi si diceva facciamo poi i conti quando torniamo giù. E invece man mano con l'allenamento abbiamo migliorato, e quest'anno siamo riusciti a discutere anche in cima alla Annapurna. Perché avete litigato in cima alla Annapurna? Perché lei
lo dice lei, è della Vergine, no? Adesso non anch'io intendo sono di della segni, Vergine, quindi io. Precisini, e tutto se preciso. Se diciamo una cosa no? È quella, non siamo un affidato. Il 29 luglio... E io la chiamo quella col chiodo in testa, no? Perché sembra quei soldati asburgici di una volta. Di aver sempre ragione, tutto a puntino, tutto in ordine. Non eravamo d'accordo su qual era la cima dell'Annapurna. E chi ha vinto alla fine? Ho vinto io naturalmente, insomma, perché... Per sicurezza almeno, abbiamo salito tutti abbiamo salito, due. Erano due cucuzzoli, adesso non so neanche, forse un metro tutte di differenza. Abbiamo salito tutti e due cucuzzoli. E il fatto che l'hanno dovuto fare anche i nostri quattro compagni, perché non capivano bene... Perché giravamo da una cimetta all'altra, quindi ci hanno seguito su una, poi ci hanno seguito anche sull'altra. Di che segno sei tu invece? Io sono Ariete. Vabbè, conosciuto. Senti, ma tu saresti, avresti fatto gli 8.000 senza Divas? Non lo so, perché non so se dal punto di vista... Io credo di sì se avessi avuto la possibilità. Nives, come ha detto prima, la parte organizzativa è sempre stata più brava lei di me, quindi io sono un po'... pigro nel fare queste cose qua, quindi se qualcuno mi avesse organizzato tutto, invitato, probabilmente sì. Anche sono... Luisa è della Vergine, anche lei è una bravissima organizzatrice, eh? Complimenti Luisa. Bravo. E adesso avete fatto tutti gli 8.000 e quindi cosa resta da fare? Potete ritirare o c'è ancora qualcosa da capire, da esplorare? Beh, bisogna fare i conti un po' con l'età innanzitutto, insomma, quindi... E a parte questo, ci sono tutti gli altri versanti, ci sono delle vie nuove, ci sono dei percorsi di accessi diversi. Come diceva Nives prima, c'è tutta i versanti nord dove abbiamo tentato già il K2 dal versante cinese, c'è tutta quella catena lì ancora da esplorare. Quindi basta un po' di fantasia, non è un gran problema scegliere cosa fare. Insomma, sicuramente... almeno io vorrei andare ancora in montagna finché riesco, ma anche solo se non ci saranno le forze per salire un 8.000, anche fare una semplice trekking, una passeggiata. Nives, tu cosa farai adesso? Scriverai, adesso hai scritto Non ti farò aspettare per Rizzoli, scriverai un altro libro, salirai un'altra montagna, cosa farai? Di tutto un po'. E poi no, sicuramente... continuare ad andare in montagna, questo certo, anche perché per noi la montagna non è mai stato un passatempo, è sempre stata una passione, quindi è un modo di vivere, sarà forse per il fatto che viviamo in montagna, quindi per noi è naturale. E scrivere è bello, però è faticoso, accidenti. Credo sia più faticoso scalare l'Annapurna. Nives vuol dire neve, vero? Sì. Sì, i miei genitori non sapevano, non avrebbero mai immaginato che mi stavano indicando una strada. E invece avevano capito tutto. Grazie Nives, grazie Romano, grazie per essere qui. Grazie. Carry some.
Allora, Gabriele, quale migliore modo per celebrare il tema della scelta? Scegliere di andare in montagna in stile alpino, scegliere di rinunciare, scegliere di tornare in cima insieme. Per me è davvero una grande emozione, grazie Nives, grazie Romano. Devo dire che mi sono emozionato, sono rimasto lì accucciato e veramente ho apprezzato tantissimo la storia, perché è una storia vera, è una storia di vita. Anch'io sono stato male e anche per me l'idea non tanto di andare in montagna quanto piuttosto di tornare nelle mie terre lontane, parlo della foresta equatoriale e africana, dove io ho avuto la fortuna di incontrare una popolazione unica che sono i pigmei, delle quali io ho studiato la medicina. E devo dire, un infarto mi aveva impedito di tornare presso di loro, e poi invece la volontà di tornare, anch'io, come Roman, ho superato questa difficoltà e sono tornato e ne sono molto felice. Per cui rivivevo questa storia. Certo, loro, gli 8.000, che mi fa paura solo pensare agli 8.000, la mia massima altezza è stato il Col dell'Ozon. Cioè, 3.300 metri, 3.300 metri. Non ti buttare metri. Giù. Cioè, però insomma, quando lei non ci crede, ma io correvo in montagna, forse Franco si ricorda che non avevo quella pancia che mi è comparsa in quell'immagine che veramente mi ha demoralizzato. Cioè, voglio dire, anch'io ero uno stambecco che correva sulle cime, adesso sono uno stambecco che è diventato emerito all'università. È diventato presidente onorario. Sapete cosa significa questa questi benemerenze che ti vengono attribuite? Ma se l'hai voluto tu, ti ricordo che l'hai proposto tu. No, sì, certo, però voglio dire, poi uno riflette e dice, oddio, qualcosa avrà significato. Ecco, poi mentre facevo tutte queste riflessioni, però facevo anche dei complimenti a me stesso, perché a livello universitario credo di aver costruito un team che ancora oggi funziona bene, otteniamo ancora oggi dei grandi risultati, e per quel che riguarda il festival, cioè, devo dire che ho avuto un'intuizione geniale, indotta forse dalle circostanze, ma quella di arrivare a un certo punto e capire che ormai da solo non sarei riuscito più a portare avanti questa avventura nata nell'84. E allora ho detto, io devo assicurare la sopravvivenza del festival. E quale idea, quello come potevo fare? E se non trasferire a Cogne, in particolare alla fondazione, il testimone che è stato raccolto in modo splendido, e qui mi compiaccio d'aver ceduto a Luisa questo testimone con il compito di mantenere in vita lo stambecco d'oro, perché il filo è lo stambecco che è l'emblema di Cogne, e di portarlo avanti nel modo migliore possibile, cosa che lei, dopo aver visto anche questi filmati, è sicuramente in grado di fare. Sì.
Grazie mille Gabriele per queste tue parole, e così insieme siamo arrivati alla 20ª edizione, e adesso siamo qui nel momento più atteso. I nostri giurati sono particolarmente curiosi di sapere. Tu sai che a me piace parlare con i bambini, che erano ansiosi e continuavano. Ah, volevo dire un'altra cosa. Se le manca un personaggio in queste interviste delle persone che frequentano Cogne, guardi, io frequento Cogne dal 1972. E Aldo, tu non lo conosci ancora bene, ma è davvero un personaggio. Comunque questi bambini erano in ansiosa attesa di sapere chi aveva vinto il trofeo junior. E quindi prima che finché mantengono così l'attenzione, o l'ora è già tarda, sì, invitiamo magari la nostra giuria tecnica presieduta da Marco Albino Ferrari. Cioè, i sopravvissuti. E naturalmente con la presenza di Vincenzo Venuto. Grazie. A raggiungerci sul palco per procedere a premiare quelli che sono i premi che sono stati conferiti dalla giuria tecnica. Come sapete, il premio più importante è il premio dato dal pubblico, questo non lo sappiamo ancora ed è chiuso in una busta, quindi lo vedremo fra poco, ma prima vorremmo un commento da parte del presidente della giuria Marco Albino Ferrari, da parte di Vincenzo Venuto, sulla qualità dei film, sulla programmazione e poi sui premi che voi avete assegnato. Ricordo solo che insieme a voi hanno fatto parte della giuria tecnica Bruno Bassano, Ezio Torta, Paolo Lazzarini e Paolo Fioratti, che ringrazio tutti è molto. È chiaro che io rappresento tutti e tre. Sì, intanto va detto subito che siamo su questo palco, entriamo proprio in punta di piedi, ricordando una persona che è stata centrale, è stato il presidente della giuria degli altri anni, Danilo Mainardi, lo abbiamo visto nelle immagini. Forse meriterebbe un applauso in sua memoria. Raccogli un'eredità difficile, Marco. Sì, infatti, e quindi vado molto con cautela. Io posso citare un momento che ha raggiunto l'acme, diciamo, poetica e se posso dire un coinvolgimento personale in uno di questi film che andremo adesso a scoprire, quando c'è questa colonia di pinguini, di piccoli, di pulli, che fanno questi 10 km di marcia faticosa sul ghiaccio e arrivano in riva al mare, un elemento che non ancora conoscono, l'acqua salata del mare, ma che presto diventerà il loro elemento, e sono in migliaia lì affacciati sul mare e non si decidono a buttarsi. È un'esitazione collettiva fatta in massa. Qualcuno si avvicina e tutti incuriositi lo guardano. Lui tocca l'acqua, va indietro e migliaia di pinguini vanno indietro. Questo gioco di titubanza, di paura, tremano tutti insieme. C'è un certo momento che ha una svolta. Uno decide di buttarsi. È come se si rompesse una diga e tutti si buttano via dietro l'altro, uno via dietro l'altro, come se quelle 5 ore d'attesa prima fossero state così una perdita di tempo. Adesso bisogna subito buttarsi in mare subito, e questa colonia subito sparisce nel mare. Ma la cosa più bella è il momento che precede quella decisione, quei piccoli secondi che dicono basta, a uno solo dice adesso vado. Ecco, in un film si è visto questo momento, che è stato colto dopo ore d'attesa dei cineoperatori che stanno lì a osservare, è stato colto, insomma, io penso che questo mi abbia dato una grande emozione. Ecco, Vincenzo, un tuo commento sulla programmazione in generale e poi passiamo all'assegnazione dei premi. Sì, beh, sta anticipando qualcosa. Sta anticipando troppe cose. Doveva essere segreto e credo che la sua... cioè, vabbè, insomma. No, la qualità dei documenti... Non è esperto di giurie. Qualità dei documentari altissima. Uno in particolare, adesso sto zitto, anch'io. No, sto zitto, ognuno, però uno mi ha emozionato tanto, cioè sono arrivato alla fine, c'ho le lacrime che scende, cioè veramente mi è piaciuto tantissimo, non vi dico qual è, ma lo leggerò fra poco. E, no, la qualità altissima, ed è strano per me, perché io sono abituato a vedere documentari che dovrebbero andare in televisione, che sono i documentari quelli più... diciamo più veloci, che non si può perdere tempo, qua invece nel documentario classico insomma è molto più lento.
E devo dire che e mi piacciono quelli lì, però mi sono piaciuti anche questi tanto. I tuoi tempi normalmente sono un terzo un po' più, di questi. Sì, anche di anche posso più fare corti. Un complimento alla commissione di selezione che addirittura ha scelto film che hanno commosso i giurati. Cioè, no, nella mia lunga storia non è capitato molte volte che la giuria si emozionasse, anche perché poi... E dopo lo racconto il motivo per cui si litigava in giuria per... Beh, un po' abbiamo discusso. Sì, un po' di discussione c'è stata. Ma veniamo allora all'assegnazione dei premi della giuria tecnica. Partiamo quindi, Marco, dal premio WWF Italia. Allora, vince il premio WWF Italia. No, solo mi sposto. Puoi vedere? No. Guarda. C'è la tradizione in base alla quale io scrivevo una lettera dove mettevo il titolo del film che per me avrebbe vinto. Detto no, fra noi la scrive sempre dopo, la scriverà anche fra un momento. Non è vero, perché proprio Luisa sa quello che io ho previsto. Però quest'anno, dicevo, la giuria è cambiata, perché normalmente i giurati di agosto li conoscevo. Qua abbiamo una nuova giuria che poteva esprimere pareri imprevisti. E invece vogliamo conoscere il premio WWF. Allora, il premio WWF va a Dessine-moi un chamois. Dessine-moi un chamois di Eric Lapierre, che abbiamo qui in sala. Eric nous rejoint. Bravo Eric. Possiamo? Allora Eric, oui, bah, quelle émotion, tu as gagné le prix WWF. Eric ha vinto il premio WWF, quale emozione? Alors l'émotion, déjà je remercie le jury. Adesso voglio ringraziare la giuria. Et je voudrais associer en premier notre cordée de sang, notre cordée familiale. Anne en premier, Véronique notre fille et Colin, donc bien sur sûr. Trois générations bien sûr. qui ont participé à ce film. Et vorrei ricordare la nostra cordata familiare perché Eric ha prodotto questo film con sua moglie Anne, con sua figlia e naturalmente con il suo nipotino che è protagonista del film, Colin. Allora, leggiamo la motivazione per la suggestione delle immagini che sono costate tecnica e pazienza soprattutto al cucciolo Lapierre, il piccolo principe, un film che esce dal confine rigido del genere documentaristico e con notevole sensibilità intraprende una linea narrativa a soggetto il cui protagonista è lo sguardo del bambino di fronte all'incanto della natura. Je ferai la traduction ensuite, mais l'applaudissement très fort maintenant. D'accord. Merci Eric. En tout cas, je suis content d'avoir le prix du WWF. Oui. Parce que peut-être c'est la plus grosse organisation WWF, de protection de la nature du monde. Perché è la più grande organizzazione di conservazione del mondo. Je crois qu'ils ont des antennes dans plus de 100 pays. Hanno dei punti in più di 100 differenti paesi. Et que dans le film, pour ceux qui le verront, je sais pas, il passe tout à l'heure le film. S'il gagnera, on passera ce film. D'accord. Et oui, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais bon. Le WWF, donc voilà, tu es je suis content très d'avoir content ce d'avoir merci, ce prix. Merci, merci à tous. Merci Eric. Merci Eric, grazie Eric. E veniamo al premio Lipu, Mario Pastore. Il premio Lipu va allora a questi pulli che si avvicinano al pacco e si per buttarsi. Il mare è Antartica sulle tracce dell'Empereur. Di Jérôme Bouvier, un film che Marco ha descritto splendidamente. E passiamo quindi al premio Parco Nazionale. Forse leggiamo la motivazione. Certo. Allora, documentario grandioso con immagini splendide, frutto di pazienza, abilità, coraggio e alta tecnologia. Un lavoro che si sviluppa su più registri narrativi,
Dal diario di viaggio una dimensione estetizzante di un luogo selvaggio, esaltato attraverso fotografie stupefacenti, che raggiunge un acme poetico quando descrive l'ingresso del pinguino nel proprio elemento del mare. Sappiamo chi ha scritto questa motivazione, non abbiamo dubbi. E a questo punto passiamo la parola a Vincenzo. Bene, per il premio Parco Nazionale Gran Paradiso del valore di 1500 euro. Esatto, vince questo premio Darpanue Balut. Lo vediamo. Lo scoiattolo. Beh, devo dire che è questo che mi ha emozionato. Cioè, mai avrei immaginato, neanche la leggo la motivazione, mai avrei immaginato che uno scoiattolo, per cui un animale che non è un coccodrillo, non è un leone, ma uno scoiattolo con un picchio muratore, una civetta, eccetera, e senza una voce narrante mi avrebbero emozionato così tanto. Perché poi c'è la storia che vive, una storia vera che tu segui dall'inizio alla fine, che vive soltanto con i suoni della natura e con la musica e con un messaggio conservazionistico importante che non mi aspettavo neanche. Cioè, io ero uno scoiattolo quando ho visto questo film. Vabbè, sono felice che vinca questo premio questo film. Noi lo abbiamo raccontato al regista Mehdi, che è stato qui con noi all'inizio della settimana ed è appena rientrato a Teheran, ma da Teheran ci ha voluto mandare un piccolo video appena ricevuto la notizia. Hello everybody, I am Mehdi Nur Mohammadi, I am documentary filmmaker. Hello, and my name is Majid Mohammad Dus. خوشحالم از اینکه امسال به ایتالیا سفر کردم و اومدم در فستیوال خوب و زیبای گراند پارادیزو نیز شرکت کردم. I am so glad I had this chance to travel to Italy and participate the 20th edition of Grand Paradiso Film Festival. همین الان به من خبر دادن که من در این فستیوال خوب جایزه دریافت کردم. بسیار خوشحالم. I am so glad because recently, just minutes ago, I realized that my film is going to be awarded tonight. I am so glad. عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه من مجبور شدم برگردم ایران و الان در زمان جایزه نمیتونم در این فستیوال حضور داشته باشم. Unfortunately, I am not there right now because I had to back home sooner. تشکر میکنم از هیئت محترم داوران به خاطر حسن انتخابشون و تشکر میکنم از شما تماشاگرهای خوب و یه تشکر ویژه هم دارم از خانم لویزا و سایر دست‌اندرکاران این فستیوال خوب به خاطر برگزاری این فستیوال. I would like to take this opportunity to thanks all jury members who considered my film to be awarded tonight and all audiences who voted to my film and especially dear Luisa for this very well organized festival. امیدوارم سال آینده بتونم با یک فیلم متفاوت تر در جشنواره خوب گرند پارادیزو شرکت کنم. I hope I can participate next year by my newest film into the Grand Paradiso Film Festival. Ciao. Ciao. به امید دیدار. Hope to see you again. Ringraziamo Mehdi e Majid, che molti di voi hanno conosciuto all'inizio di questa settimana, sono stati simpaticissimi e con loro abbiamo anche discusso di un problema che adesso si pone, nel senso che non potranno probabilmente ricevere il premio per l'embargo e quindi ci hanno spiegato questa cosa, che non possono ricevere un bonifico. Li ospiteremo nel Gran Paradiso, verranno a magari ritirare e spendere qui il premio. È stato già un problema avere i visti, però in qualche modo ce la caveremo. Sono davvero stati simpaticissimi. Passiamo Progetto al Natura. Premio Progetto Natura, 1500 euro. Allora, 1500 euro, David Attenborough, Lights on Earth. Anche qui sono felicissimo che abbia vinto questo film, leggo le motivazioni. Un'opera specifica che scende in profondità raccontando aspetti poco noti dal punto di vista ecologico e anche biologico, e anche, insomma, c'è tutta la parte di biologia che è interessantissima. L'utilizzo delle nuove tecnologie di sapiente racconto di Sir David Attenborough ci restituiscono una lezione di biologia meravigliosa,
con immagini poetiche e soprattutto nuove, nuovissime. Ecco, qui abbiamo avuto il produttore, simpaticissimo anche lui, produttore che è appena rientrato a Bristol. Abbiamo annunciato ieri sera, prima della sua partenza, dietro le quinte, l'ottenimento di questo riconoscimento da parte della giuria tecnica, e vediamo, quando Orlando gliel'ha comunicato, qual è stata la sua reazione. Hello Martin. Hello. Listen to Orlando. Martin, you won the Ente Progetto Natura Prize. Sorry? You won the Ente Progetto Natura Prize. Hey! But it's how do you know now? You're not supposed to know till tomorrow. This is the technical jury. Right. Oh, fantastic. Oh, that's really fantastic. Thank you. Thank you, jury. That's really, I really appreciate that. Like I said, it was 20 years hard work. Paid off. Thank you. It was worth it. Quest'anno abbiamo davvero avuto dei registi e dei produttori simpaticissimi che si sono prestati anche a dialogare con il pubblico. È stato molto bello anche questo. Quindi grazie davvero mille per il lavoro che avete fatto alla giuria tecnica, a Marco Albino Ferrari e a Vincenzo Venuto. Grazie. Grazie. Adesso siamo al clou. E adesso siamo nel momento di massima suspense, ma invitiamo a questo punto sul palco le autorità presenti. Quindi inviterei il sindaco di Cogno, Franco Allera. Ciao Franco, ti facciamo accomodare di là perché abbiamo i trailer da questa parte, io faccio da barriera. Invitiamo il presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, Italo Siris. Ciao Italo. E Ugo Chiuta, consigliere di amministrazione della Fondazione CRT, che con un salto molto sportivamente sale sul palco. Ecco, consentitemi di ringraziare davvero in modo non rituale tutti i sostenitori del Gran Paradiso Film Festival che hanno reso possibile questo evento, ma vorrei ringraziare e anche citare l'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali, l'Assessorato al Turismo, la Compagnia di San Paolo, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Federparchi, la Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, il nostro sponsor tecnico che è Montura, che tra l'altro sponsorizza anche Nives e Romano, e il festival è anche reso possibile dal progetto PACTA, che è un progetto Interreg che finanzia una parte del festival. Senza anche uno sforzo finanziario sempre più difficile in questo momento, questa settimana non sarebbe stata possibile. Allora, qual è Franco l'impressione di questa settimana inedita del festival? Diciamo che ancora una volta, e questo non è retorica, il festival, almeno l'edizione di quest'anno, è saputo essere ancora migliore, reputo, di quelle degli anni scorsi. È stata il tema, era quella della sfida, di quella di la scelta. La scelta, e la scelta presuppone sempre una sfida, ed era quella di spostare questo Gran Paradiso Film Festival dall'abitudine del mese di agosto, portarlo nel mese di luglio. Perché questa scelta che abbiamo cercato di fare? Riteniamo che il festival rappresenti sicuramente il più grande prodotto di promozione del turismo locale di Cogne e dell'intero territorio del Gran Paradiso, per cui sicuramente questa è una funzione, ma l'altra funzione che secondo noi è importantissima è quella di intrattenimento comunque di quelli che sono i nostri ospiti. Noi avevamo fidelizzato una clientela, avevamo fidelizzato degli appassionati nel mese di agosto, abbiamo capito che altrettanto abbiamo potuto fare nel mese di luglio. I numeri credo che ci diano ragione, ma credo soprattutto che ci dia ragione l'enorme qualità che questo Gran Paradiso Film Festival è riuscito a raggiungere. Qui un grazie sentito a Luisa, perché certamente è colei che ha saputo farlo crescere, ma un grande applauso e un ringraziamento per tutti noi e senz'altro quello all'amico Gabriele, perché lo ha creato, perché è un suo bambino che è cresciuto e sta crescendo sempre meglio. Per cui chissà cosa mi aspetta, quale altra nomina mi aspetta. Poi non sindaco. Ti dico. Sì, era una delle mie aspettative in effetti. I primi anni in cui sono venuto a Cogne mi sono detto, ma perché tu non potresti essere sindaco di Cogne? In effetti potrebbe essere questa la proposta, ecco, che ti facciamo. Sì, che vuol dire ormai poi, sei emerito come professore universitario. Finito.
finito. Sei presidente onorario del Gran Paradiso Film Festival, potresti avere una carica invece istituzionale. Sicuramente. Tieniti pronto e scalda i motori per i prossimi tempi. La prossima nomina potrebbe essere anche non molto divertente, comunque fa niente. E soprattutto faticosa. Passiamo allora al microfono al presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso, Italo Sirisa. Beh, che dire, credo che sia stata veramente una scelta riuscita, non solo il fatto di spostare la data della settimana di proiezioni, ma soprattutto per i contenuti, perché questa è veramente la manifestazione più importante che si svolge nel territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso. Per noi è una vetrina straordinaria e per valorizzare sempre il festival ci ha dedicato uno spazio, per valorizzare quello che anche facciamo come ente parco, quest'anno in modo particolare 70° anniversario di istituzione del nostro corpo di sorveglianza, che per noi rappresenta veramente un'eccezione, un'eccellenza nel panorama dei parchi nazionali italiani. Il Gran Paradiso Film Festival veramente è una manifestazione nella quale noi crediamo e sicuramente la scelta che abbiamo fatto, e l'abbiamo già fatta, è quella anche di sostenere la prossima edizione, quindi questa è un'anticipazione che posso dare, perché crediamo veramente in questa manifestazione. E desidero anch'io, scusate, unirmi ai ringraziamenti del sindaco Allera, perché bisogna riconoscere effettivamente i meriti di Luisa Guglielmo e di tutto il suo staff di Fondazione Gran Paradiso, che ha lavorato alacremente e ha creduto moltissimo in questa bellissima manifestazione, alla quale io auguro veramente di continuare nel successo, che chi l'ha lanciata è il professore Caccialanza, il nostro grande esperto, diciamo, credo che possa anche raccogliere 33 anni, una grandissima soddisfazione. Mi permetto di dare un suggerimento così al mio amico Allera, bravissimo, siccome io ho fatto sindaco per 15 anni, non credo che sia veramente una gratificante come diciamo onorificenza, proporrei piuttosto dategli la cittadinanza onoraria, no? Perché credo che se la meriti dopo tanti anni. Grazie ancora. Grazie Italo, questa settimana abbiamo avuto due sorprese. Italo mi ha telefonato per comunicarmi l'adesione del parco alla prossima edizione, alla 21esima edizione del festival, ma era stato preceduto da una persona, cioè da Ugo Chiurta, che mi ha detto che la Fondazione Charity ha già deliberato per sostenere la 21esima edizione. Quindi tutti pronti, Ugo, perché questo? Sì, grazie. Buonasera a tutti intanto. È vero, la settimana scorsa ho telefonato a Luisa che il Consiglio aveva già confermato anche per la prossima edizione lo stanziamento, ormai la cosa si ripete da parecchi anni e lo facciamo con piacere perché è un'iniziativa valida, molto di più, l'abbiamo visto anche nei filmati prima con i commenti della gente e probabilmente un po' di taglio c'è stato, ma sicuramente abbiamo censurato tutti i commenti negativi ovviamente. Ma sicuramente questa è l'espressione della maggior parte delle persone, questo almeno è il sentimento che si sente anche fuori e anche fuori dalla valle, devo dire. E il fatto che abbiate saltato un anno ha forse creato ancora un pochettino più di attesa, da più parte mi è stato chiesto ma come mai non è stato fatto, ci sarà di nuovo, e quindi questa è la conferma. Mi unisco anch'io ai complimenti per l'organizzazione, ma da sé che se l'organizzazione funziona anche gli sponsor poi da parte loro fanno la loro parte e lo fa con piacere. Grazie, buonasera a tutti. E allora senza indugio passiamo ad invitare sul palco Nora, che ci consegna le buste che contengono i film premiati. Colgo l'occasione per ringraziare Nora, che ha fatto parte della commissione di selezione, si è visionata 146 opere, oltre ad aver gestito tutta questa settimana l'organizzazione, è stata preziosissima. E chiederei a questo punto al sindaco di il premio, Nora mi hai messo in confusione, il premio Corto Natura. Partiamo dal premio Corto Natura del valore di 1000 euro per i cortometraggi. Abbiamo in sala qualche regista che sta attendendo la lettura. Chiusa per creare suspense. La famosa trasparenza.
Quindi il premio Corto Natura è stato vinto da? Da Davide Minella con Il potere dell'oro rosso. Il potere dell'oro rosso, un cortometraggio bellissimo e, devo dire, lo sottolineo, l'unica opera italiana in concorso. Quindi un grande applauso ancora a Davide Minella. E adesso chiediamo a Ugo Kürta di aprire la busta con il premio Trofeo Stambecco d'Oro Junior, che è il premio che è stato attribuito dalla giuria dei bambini. Quello dei ragazzi, allora. Quindi quello che stavate attendendo. Il premio Trofeo Stambecco d'Oro Junior è stato attribuito a... Qui intanto perdonate la mia pronuncia in inglese, non potete darmi uno in francese magari, visto che no. David Attenberg, Light on Earth. Lo abbiamo già visto prima, quindi un film che ha ricevuto moltissimi consensi e a questo punto passiamo al premio. No, permettimi, facciamo ancora, vogliamo solo dire poi la serata si concluderà con il lancio di questo film che avrà vinto il Trofeo Stambecco d'Oro, ma vogliamo ricordare che il festival non finisce qui. Non finisce con luglio, ma ad agosto proporremo un'altra sezione nuova del festival, una sezione che è stata ideata dal professor Alberto Piazza, Il mondo che cambia, con un ciclo di incontri dedicati al tema delle migrazioni durante tutto il mese di agosto, e poi ancora eventi e proiezioni dei film a Villeneuve, a Val-Savarans, a Notre-Dame, a Dentro, a Reims-Saint-Georges, a Demaville e anche a Ceresole-Reale. Bene, questo era solo per aumentare la suspense e darvi appuntamento, non al prossimo anno, ma ai prossimi appuntamenti che trovate a catalogo. Ed ora il film vincitore del 20° Trofeo Stambecco d'Oro, del valore di 5.000 euro, aspetta Italo, rullo di tamburi. Di Jérôme Buyer, Antartica, sur les traces de l'empereur. Quando stamattina abbiamo fatto il conteggio dei voti e abbiamo visto il vincitore Antartica, ci siamo subito messi in contatto con Jérôme. Che questi registi di film naturalistici sono davvero difficili e faticosi da gestire. Si trova a Ulaanbaatar, in Mongolia. E adesso tentiamo un collegamento Skype. Chiedo a Sylvie, mi dice che Jérôme c'è? Forse? Non so se dove dobbiamo metterci perché ci veda. Moi je vous entends très bien. Bonjour Jérôme, alors un grand applaudissement pour toi du public, un grand applauso. Ah, io lo vedo qua. Alors Jérôme, c'est 5 heures du matin là à Ulaanbaatar et tu t'es réveillé pour recevoir ce prix. Quelle est ton émotion aujourd'hui? Si è svegliato alle 5 del mattino a Ulaanbaatar, in Mongolia, c'è un po' di fuso orario, lo ha fatto per ricevere questo premio e gli chiediamo qual è la sua sensazione. Jérôme. Oui, bonjour. Je rentre de tournage là, 10 jours dans le nord de la Mongolie et bon, c'est un peu dur ce matin, mais je tenais à être parmi vous pour recevoir ce prix. Je suis très très flatté de ce prix. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. On t'entend bien, malheureusement on ne te voit pas, mais quand même on entend très bien ta voix. Alors lui si augura que... Ecco, voilà, on te voit. Maintenant on te voit. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors tu as reçu le grand prix du public, c'est le prix le plus important.
E donc félicitations Jérôme, hai ricevuto il premio più importante e gli facciamo le nostre congratulazioni. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, ça a été difficile de tourner ce film en Antarctique. En Antarctique, è stato difficile girare questo film in Antartide? Oui, ça a été assez compliqué parce que je devais suivre. C'était surtout sur le rythme de tournage avec Laurent Balesta qui plongeait que le jour et Vincent Munier qui ne sortait que la nuit pour faire ses photos. Et il fallait que je sois partout et à un moment donné, ça devenait compliqué sur la fatigue, sur le rythme. Mais sur place, c'est tellement incroyable d'être dehors et d'être dans ces ambiances que j'oubliais assez vite le rythme, ce rythme imposé par ces deux aventurier. Allora è stato molto avventuroso con le immersioni che sono state fatte, con chi di notte faceva le fotografie, è stato abbastanza difficile, ma avete visto la potenza di queste immagini. E combien de temps tu es resté en Antarctique, Jérôme? Quanto tempo sei stato in Antartide? On est resté 47 jours sur place. 47 giorni in Antartide. Pour un voyage de 2 mois et demi en tout, ouais. Per 2 mesi e mezzo di viaggio in tutto. E maintenant, en Mongolie, qu'est-ce que tu es en train de faire? Che cosa stai facendo in Mongolia? Oui, là je tourne pour quelqu'un d'autre, pour un autre réalisateur. Voilà, et du coup je fais de l'image surtout. Et on a tourné l'histoire d'un jeune chien de berger dans les steppes mongoles qui apprend à son métier de gardien de troupeau. Lo sto girando per un altro produttore e stiamo facendo delle immagini nella steppa su un cane pastore. Bien, allora merci d'être avec nous cette nuit. Grazie di essere qui con noi questa notte. Ancora un gran applaudissement pour toi. Maintenant on va voir tous ensemble ton film. Grazie per essere stato qui. Merci. Au revoir, merci. On t'attend dans le Grand Paradis pour la prochaine édition du festival. Et j'espère pouvoir être là avec vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Bene, ed ora non ci resta quindi che vedere Antartica e ringraziare le istituzioni e goderci lo spettacolo Antartica di Jérôme Bouvier. Grazie a tutti. Scusate, farei solo ancora una foto che vale come ringraziamento. Inviterei tutti coloro che hanno avuto un ruolo nel festival a salire di nuovo sul palco e così ringrazierei tutti i ragazzi di Fondazione Gran Paradis. Fate in fretta, saltate sul palco, siete stati abituati a correre tutta la settimana. La nostra giuria tecnica. Tutti i volontari di Cogne che vi hanno accolto la sera, i componenti di Ente Progetto Natura, non possiamo chiamare i tecnici Roberto, Elisabetta, Ivan e Italo che ci guardano dall'alto perché sennò non vedreste il film, il nostro fotografo Paolo che naturalmente sta dietro la camera, chi dimentico, naturalmente Betta e Gioachino Gobbi con la mostra La montagna che non c'è e gli ospiti di questa sera. Aldo, Nives e Romano, vogliamo fare una foto tutti insieme. Grazie mille a tutti voi, non possiamo chiedere anche al pubblico di venire, anche se lo meriterebbe. Qualcuno giù? Vincenzo, tu che sei sportivo, giochi no? Grazie a tutti voi, Antartica.